Buongiorno Patrick. Buongiorno. Allora, insomma, sei sceso in campo nell'ultima gara, eri già sceso in campo a Livorno, insomma, sono soddisfazioni tornare a calcare il campo dopo tutte le disavventure che ha avuto, insomma, dopo l'annata scorsa. Sì, sono soddisfazioni che appunto venivo da una stagione molto difficile, che sono stato fuori praticamente tutto l'anno, ma ho lavorato duramente per essere qui pronto a disposizione del mister e della squadra, e devo dire che sono molto contento e spero sarò sempre a disposizione della squadra e del mister. Ecco, il mister ha detto che sei maturato molto sia come uomo che come calciatore. Quest'anno, diciamo così, di difficoltà ti ha cresciuto. Sì, senti anche tu cresciuto. Sì, ringrazio molto il mister, sono molto contento delle parole che ha detto. Spero di non deluderlo e spero di contraccambiare la fiducia che mi sta dando sempre il massimo negli allenamenti e anche in partita. E spero di farmi trovare sempre pronto. Ecco, la responsabilità che tu puoi avere adesso in questo momento è responsabilità, per modo di dire, insomma, è sempre cosa bella poter essere a disposizione del mister e poter giocare. Con l'infortunio della squadra, se sei un giocatore che può essere ancora più utile per il mister, perché diciamo tu e Kvrcic per un solito ruolo vi potete alternare. Ma sì, io e Zoran ci possiamo alternare, ma non ho assolutamente nessun, non mi sento responsabile, sono molto tranquillo. Questo grazie anche alla squadra e al mister che mi permettono di star tranquillo. Quando vengo chiamato in causa mi faccio trovare sempre pronto e darò sempre il massimo, al 100%. Invece volevo chiederti, nella rosa, insomma, c'è concorrenza e se sì, che tipo, insomma, com'è, come si vive? Siete tanti, è una squadra con un campionato lungo davanti, insomma, come vi giostrate, ecco, anche a livello personale? Sì, siamo tanti, ma c'è sempre questa unione di gruppo che ci fa veramente lavorare bene e tranquillamente. Noi siamo molto tranquilli perché abbiamo visto che il mister dà la possibilità a tutti di entrare in campo e dimostrare quello che valiamo, quindi noi continuiamo a allenarci con la testa bassa e poi arriverà per tutte l'occasione. Volevo sapere, in questo praticamente un anno, quale persona vorresti ringraziare di più, che ti è stato più vicino? Ma vorrei ringraziare innanzitutto tutta la società che mi sono stati vicino dal primo all'ultimo momento. Ringrazio tutta la squadra, tutti i compagni che mi sono stati sempre vicini. Ringrazio tutto lo staff medico, il centro FK di Aulla di Riccardo Contigliani, che sì, grazie a loro ho recuperato bene. E innanzitutto, per ultimo, volevo ringraziare il mister che mi ha dato fiducia a tenermi qua e mi sta dando fiducia a mettermi in campo. C'è stato un momento in cui hai detto ma chissà quando, chissà come, se ce la farò, se tornerò come prima? C'è sì, stato? C'è stato. Quando e come lo vivevi? C'è stato più o meno dopo un mese, che sapevo che dovevo star fermo 6 mesi, ma poi dopo mi sono messo con la testa bassa a lavorare, non ci pensavo solo a recuperare bene, e poi dopo, grazie a Dio e grazie ai compagni che mi sono stati sempre vicini, tutte le persone, grazie alla mia famiglia, è passato velocemente e ora me lo lascio alle spalle. Adesso, come dicevano anche i colleghi, c'è questa concorrenza sulla fascia, ma tu saresti pronto? Ce l'hai 90 minuti nelle gambe? Ma io mi sento bene fisicamente. Con Zoran sì, c'è concorrenza, ma è un giocatore che stimo molto, secondo me è un giocatore fortissimo, quindi come dicevo prima io sono molto tranquillo, se vengo chiamato in causa cerco di dare sempre il massimo come faccio e come sto facendo e niente. E poi hai l'opportunità ancora di dire tanto, nel senso che insomma sei ancora molto giovane, no? Sì, esatto. No, poi ho perso un anno, quindi spero di riscattarmi e dar sempre il massimo.
Dal punto di vista della squadra, tutti parlano di questo grande gruppo, ovviamente tu sei uno di questi, poi diciamo il vivere qui, l'avventura allo Spezia, diciamo, anche coccolato un po' dalla tifoseria, no? È una cosa sì. Importante. No, è stupendo, io sono qua da 3 anni e mi sento come a casa, è una grande famiglia per me. Il gruppo innanzitutto penso che sia la cosa fondamentale, perché senza di quello si fa fatica ad andare avanti, e ci sono dei grandi giocatori come Catellani, Calaiò, Terzi, Postigo, Errasti, che prima di essere dei grandi giocatori sono delle grandi persone che riescono ad unire il gruppo, e se siamo così compatti grazie anche al mister che ci ha lasciato più o meno quasi tutta la squadra compatta, quella dell'anno scorso. Una squadra che oltretutto sembra avere la consapevolezza dei propri mezzi, quindi non si spaventa più di tanto se adesso sono venuti questi risultati positivi e si è lassù in classifica, no? Sì, siamo consapevoli di essere forti, ma l'obiettivo principale è che siamo sempre con la testa bassa a lavorare, sempre con l'umiltà, che è questa cosa che ci sta portando lontano. Quindi se questa squadra continua con questa umiltà e con questo spirito di gruppo e spirito di sacrificio, ci leveremo tante soddisfazioni. Ecco, hai parlato di qualche tuo compagno, no? A livello tecnico, diciamo, qual è che il giocatore che ammiri un po' di più e dal quale magari vorresti rubare qualche qualità? Io, essendo un esterno, guardo avanti, quindi davanti c'ho Catellani, c'ho Calaiò, che è un grande attaccante, si vede che forte, Nenè. Soprattutto Mario, che adesso in questo campionato, il campionato scorso, si sta facendo valere, e quindi cerco di rubare, diciamo, le caratteristiche, cerco di migliorare giorno per giorno guardandoli. E anche, diciamo, migliorare anche un pochino la possibilità che puoi avere poi di andare ad attaccare la porta, quindi calciare a rete. Queste sono le cose magari che provi a migliorare. Certo. Provo... No, adesso sinceramente sono più libero con la testa, quindi sì. Provo a prendere iniziativa e vedremo. È importante, insomma, certo. Avere la fiducia nei propri mezzi e provare. Certo. Volevo chiedere solo, secondo te, intanto la differenza tra questo gruppo e l'anno scorso, anche se sono stati pochi cambiamenti. Però vedi lo stesso gruppo, ve lo vedi migliorato, vedi tra i due gruppi? Lo vedo migliorato anche perché abbiamo un anno in più che ci conosciamo, quindi confidenza e tutto. E poi sì, crediamo nel progetto del mister, della società, quindi siamo tutti sulla stessa strada, siamo tutti sulla stessa barca e diventa più facile. Quindi. Arrivate in Serie A, secondo te? Ma adesso siamo alla 7ª giornata, pensiamo... È un sogno che abbiamo tutti, ma siamo alla 7ª giornata, adesso pensiamo a lavorare con umiltà, con spirito di sacrificio, tutti per lo stesso obiettivo, con la testa bassa, poi a fine anno tireremo le somme e si vedrà. Però credo che sia un sogno di tutti. Perfetto, grazie.